Buongiorno a tutti, eccomi con un video acquisti dopo quasi un mese che non facevo più video, ma l'estate non ho fatto quasi nulla, poi avevo il bimbo a casa da scuola e quindi non ho avuto molto tempo né per creare né per fare acquisti. Vi faccio vedere giusto poche cose che ho preso online al mercato e dalla Lidl. Con le cose online partiamo subito, facciamo presto perché sono pochissime cose al momento. Ho preso questi charms a forma di Buddha perché devo fare dei braccialetti, poi ve li farò vedere che ne ho già cominciati a creare. E questo è per quello per quanto riguarda l'acquisto online. Poi al mercato ho acquistato questi cagnolini. Questi charms perché mi sono stati commissionati dei braccialetti e la ragazza voleva come charm dei cagnolini. Vediamo se riesco a farveli vedere un po' più così. Poi dei delfini perché li ho trovati molto carini e allora ho pensato di acquistarli così, piccolini, non si vedono. Più piccoli piccoli così e questi sono i delfini. Poi delle tartarughine, così e infine queste ali che adesso le apro, scusate il rumore. Questa coppia di ali così. Poi questo è l'acquisto del mercato. Tutte le bustine del mercato, tutte a 1 euro. I charm a forma di Buddha li ho presi su AliExpress. Poi alla Lidl invece ho acquistato. Allora. Questo per tagliare i cerchi di carta di varie dimensioni, che era da tanto che lo cercavo e non riuscivo a trovarlo. Poi ho acquistato questo set di timbri, non so se vedete, con i due tamponcini, il blocco acrilico e i timbri. Allora, adesso magari me li tiro fuori dalla confezione senza distruggere nulla. Così. Questo orologio, la chitarra, c'è cioè la chiave, dov'è? La chiave, il cuore. Poi ho acquistato, questi non c'entrano nulla, questo set per fare gli origami in stile autunno, che sono queste bellissime fantasie, e dentro ho visto che ci sono già anche le istruzioni per creare. Volevo farvele vedere, eccole qua. Ci sono già delle istruzioni per creare delle scatoline, tutte queste cosine molto carine e sono belle come fantasie. Vediamo se riesco a farvele vedere due o tre. Ci sono così. Ci sono sul bianco con questi disegni. Queste qui. Questa sul marrone che è molto proprio prettamente autunnale. Poi volevo vedere se ce n'era un'altra due fantasie. Ah sì, ci sono. Aspettate, che sto facendo un po' di caos, ma va bene. Ci sono queste qui molto vintage, secondo me. E vediamo. E queste con questi disegni astratti. Poi ho preso questo blocco di carte 20 fogli, non mi dà la misura ovviamente, no, volevo dirvi la misura. Anche questo qui in stile vintage, mi hanno colpito subito gli orologi, ho detto no, non posso non comprare. Vi faccio vedere se riesco, anche qui le fantasie. Allora, vabbè, gli orologi, poi sono molto carini queste rose, questo qui con le roselline, queste con tutte le tag con i pasticcini, i dolci,
questa sul rosa pois, che è molto carina, questa con le farfalle e questa con altre etichette, tutti i tipi. Poi sono tantissimi, questa con le piume, vediamo se riesco, questa con i fiori e questa con le rondini e gli uccelli vari. Non è finito perché ne ho ancora un bel po', essendo 20 fogli. Questa con le farfalle, poi questa a righe, questa molto bella anche con la Tour Eiffel, questa con i fiori, questa con le dame, aiuto, mi è caduto tutto, questa con questi motivi, con altre tag a tema giardino, piante, cose varie, questa con questi disegni, questa molto bella, non l'avevo ancora vista, l'ho aperta ora con voi, questa con tutti, e questa con gli aeroplani e le macchine. Poi l'ultimo blocco di carte, ho fatto scorta perché queste non le avevo e quando alla Lidl ci sono ne approfitto. Questo invece è un set bricolage, che è così, lo metto storto, scusate, così. All'interno qui ci sono sempre delle carte con, non riesco a aprirlo ovviamente, è chiaro. Allora, ci sono questi fogliettini più piccoli. Che sono così con tutte le foglie. Poi questi stickers sempre a foglia, un foglio di carta più sottile, poi ci sono degli altri fogli che io non userò per fare bricolage ma per fare magari dei biglietti scrapbooking, questo con le foglie, quest'altro tipo, questo che è molto carino, come quell'altro, più o meno sono simili, un po' si riprendono da quello piccolo dell'origami. Poi questo qui rosso che è molto bello, questo azzurro a pois, questo arancione come nell'altro, e questi sono le fantasie. Invece monocolore sono molto più sottili, un foglio sul marrone, arancione, tutti i temi, tutti i colori a tema autunnale, che sono un bel po', così, e più sottili. Poi ce ne sono di più grossi, di svariati colori, aiuto, ho preso delle cose che non dovevo, ecco. Questi che sono più grossi di svariati colori. Dopo mi divertirò a metterli a posto, va bene. Poi ci sono queste veline, tipo veline, tutte anche queste sempre sui temi autunnali, ma sono molto molto sottili e molto belli. E poi infine c'è il cartoncino ondulato, bianco, marrone, verde, rosso e basta. Questi erano tutti i miei acquisti che ho fatto in questo periodo, come vi ho detto, dalla Lidl, da AliExpress e dal mercato, e dovrà arrivarmi dell'altro e niente, ci si vede con un prossimo video con altri acquisti. Ciao a tutti!